Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah, la lumea pătrânii de Allah și pe zafaj mizericordia, Sfântul Profetul Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, sa sem te ia vostru fratello Isaac Hamuza, alhamdulillah, e cu ci cuore tornati con proseguimento della nostra serie, e abbiamo detto che ci concentriamo adesso sulla, sul tajweed, su come abbellire la recitazione del Corano, perché ormai il mese del Ramadan è vicino, è accanto alle porte, ci sta bussando, e ci ha chiamato e fa, tra 4 giorni, inshallah, sarò da voi, quindi è meglio iniziare già a prepararsi, inshallah. Ora, la prossima caratteristica delle lettere che vediamo è quella del qalqala. Quella del qalqala, lasciate questa qua. Mi piace perché per anche il suono, come fa il suono, ma anche perché per la caratteristica che dà, per quello che per la bestia che dà alle lettere. Ok. Andiamo, spieghiamo un po' questa caratteristica qua, ok? Qalqala sarebbe, significa un tremolio, tipo un'onda, fatto l'esempio Sheikh che abbiamo seguito durante la spiegazione. Per farla più semplice, è un eco, sai quando sei in una stanza e la stanza c'è l'eco che continua a fare l'eco, ok? È una simile cosa, è una cosa lì. Quindi, questo eco qua, questo qalqala, avviene quando abbiamo la scun sulle lettere del qalqala. Quindi la scun è quello che rende silente, quello che rende silente la lettera. Vedete, quando c'è la scun vuol dire che non c'è la vocale fatta, cioè sarà la damma sulla lettera, quindi la lettera è silente, ok? Quindi quando la lettera è silente, sulle lettere del qalqala si applica il qalqala. Quali sono queste lettere del qalqala? Le tre del qalqala sono Qaf, vabbè, cambia sempre l'ordine, però Alhamdulillah, perché l'ordine sarebbe, l'avevo messo, però ok, dai, nulla, uguale. Iniziamo da destra verso sinistra. Del Jim Ba To To e Qaf, ok? E ovviamente, alhamdulillah, i sapienti, per rendere la memorizzazione più semplice, l'hanno messo in questo ordine qua, come potete vedere, Qutubi Jad, quindi sempre continuano a ripetere questo suono qua, alhamdulillah, si memorizzano le lettere del qalqala, ok? Ora, il qalqala serve a far capire all'ascoltatore che ci siamo fermati su una lettera silente, che abbiamo pronunciato una lettera che è silente, quindi siamo fermati qui durante la recitazione del Corano. Resta quello che ascolta, quello che ti segue e ti ascolta la tua recitazione, fai capire che sei fermato su una lettera silente, quindi acqua, come vai, bismillah, fai, e ti fermi lì, quindi fai questo eco qua per far capire, ok, mi sono fermato su questa lettera qua, facciamo il qalqala. Ora, proseguendo, andando avanti, okay. E bisogna fare attenti a non fare il fatà quando facciamo il qalqala, perché alcune volte si rischia del trabocchetto di fare il fatà, perché okay, qual è il suono quindi di questo qalqala. Quindi esempio, mettiamo sempre alif prima, abbiamo detto per sentire che se stiamo pronunciando la lettera bene oppure no, mettiamo alif prima e dopo scun sulla lettera che vogliamo pronunciare, che in questo caso qua mettiamo la scun su tutti questi qua, vogliamo sentire il qalqala, come in questo caso sul del ad, ok? E rischio, come abbiamo detto, rischio del fatto è come uno che dice ada, non è ada ma ad, senti che ti fermi, ad, non è aggia, c'è rischio, non è aggia, ma aggia, ti fermi, aggia, ab, no abba, poi to, otto, non atta, non otto, no otto, otto, quindi ti fermi, poi occo, no acqua, c'è rischio, però sapendo la regola qual è, sei più conscio di quello che stai facendo. Quindi abbiamo detto occhio a non pronunciare il fatà. Ora,
Il calcola sarebbe per queste lettere qua che abbiamo visto, del, gi, ba, to, qua, sarebbe tipo un rilascio del loro suono, perché se non li rilasciamo è come se li strozziamo, è come se strozzi il suono, è come se non lo fai uscire, vuole essere libero, vuole anche lui i suoi 30 minuti di ricreazione, di pausa, quindi devi lasciarlo libero, occo. Occo, perché non puoi fare acc, acc, no, deve uscire al cof, occo, occo, ab, non puoi dire ab, ab, ab. Anche tu se provi a dire ab con la b, vedi che se non fai uscire questo eco qua è come se strozzi il suono, che non stai pronunciando il suono correttamente, ab, ab, ab. Vedi che vuole uscire, vedi che vuole uscire. Invece se non lo fai uscire è come se lo strozzi. Vedi che automaticamente vuole uscire. Vuole uscire anche fa. No, no, devo uscire. Sai, è come i prigionieri che si ribellano. Ab, fammi uscire, non puoi tenermi incastrato così. Vedi che non è quello suono. Vedi che automaticamente ti esce. Non puoi dire ag. Aggi, vedi, automaticamente esce aggi, 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 8, 8, 8, così, occo, 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 ok. E ovviamente, questi qua sono le lettere del calcolo, eseguire il calcolo su ogni altra lettera è un errore, perché questi qua sono le lettere specifiche che vogliono essere libere, che devono sentirsi libere. 8, at, at. At, questo qua è normale di suo, at, non c'è l'eco, at, non c'è l'eco, Addo, addo invece sì, ce l'ha, 8, 8, 8, devi fare uscire il suono. E il calcala sono di diversi tipi, adesso vediamo subito le varie regole, che senso sono diversi tipi il calcala? Ok, il primo tipo del calcala avviene quando la lettera del calcala. E ovviamente quando c'è il scuno, quindi su questa lettera, quindi applichiamo la regola del calcala, è mezzo a delle lettere, quindi è mezzo alla parola, quindi c'è una lettera che lo precede, c'è un'altra lettera che lo segue, quindi è mezzo tra queste due lettere. In questo caso qua, questa calcala è quella più debole, è quella che si pronuncia in maniera debole, quindi ab, ab. Dopo vediamo, fa, dopo faremo le, dopo faremo l'esempio, inshallah. Il secondo calcala è quello che è la fine, è la lettera finale di una parola, quindi ci sono tutte le lettere, questo qua è la lettera finale, quindi fai, non lo, di solito in arabo la lettera finale, anche se c'è la vocale, non si pronuncia, lo si rende silente. Non si rende silente, quindi per far sentire che c'è questa lettera qua, facciamo questo calcala. Facciamo questo calcala qua alle lettere, ovviamente, del calcala. Alle lettere del calcala. Quindi in arabo, alla fine di ogni parola, se la lettera ha anche la vocale, questa vocale qua automaticamente non si pronuncia, perché questa qua è la regola dell'arabo. Quindi la si rende silente. In questo caso, rendendola silente, applichiamo la regola del calcolo. In questo caso questo qua è quello un po' lo il calcolo lo facciamo un po' più forte, lo facciamo in maniera un po' più forte rispetto al primo. È forte, però forte rispetto al primo. Dopo c'è quella il powerful, quella più forte di tutti. E qual è questa? E questa qua è quella quando sulla lettera del calcolo, quindi che stiamo recitando. E ci fermiamo sulla lettera del calcala, quindi c'è lo scun lì, c'è lo scun e ci vogliamo fermare sulla lettera del calcala. Oppure, sempre come abbiamo detto, questa lettera qua si trova alla fine di una parola, quindi è la lettera finale di una parola. E però abbiamo shadda, shadda sarebbe questo tipo tre rovescio, sin, diciamo, sin che abbiamo visto, o tre rovesciato, come volete dirlo. Questo qua è shadda, ok? Quindi abbiamo il calcala e abbiamo questo shadda qua, e in questo caso qua lo rendiamo ancora più forte, quindi acco, acco, acco,
El primo, fai sentire che c'è il calcolo, però non lo fai in maniera forte con questo. Poi il secondo, e questo qua, quindi in maniera ancora più forte. In maniera più forte. Quindi questi qua sono i tre tipi di calcolo. Ora facciamo un esempio. Qua un esempio che voglio fare. Io. Bismillah. Il sheikh che seguivo, alhamdulillah, come ho detto, quello seguito le lezioni di Tajwid, quello di Yasir Qadri, alhamdulillah, ha fatto l'esempio di questa sura qua. Ovviamente ci sono altre varie sura, però su questa sura qua vediamo tutte quante in ogni versetto. Ora facciamolo così, che forse questa è meno più semplice, vediamo una per una. Vediamo qua. Qui le lettere del calcolo, ovviamente per memorizzare, abbiamo detto che pronunciamo, basta ripetere kutubijad, fino a memorizzarle, fino a mettercele in testa. Qual è? Quindi andiamo, iniziamo la recitazione di quest'area qua, oppure facciamo, dato che siamo agli inizi, iniziamo piano piano, facciamo già esercizi, facciamo l'esercitazione per vedere come si recita il Corano, come si legge il Corano. Abbiamo il ta, l'abbiamo già visto, queste qua, alhamdulillah, sono tutte lettere che abbiamo già fatto, abbiamo già svolto, quindi sono anche vocali già fatte, quindi. E poi ci sono alcune cose che vedremo in futuro, però vedremo sul, vi, 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 come, come diciamo, vi diamo un assaggio, però il momento in cui li mangeremo sarà un po' più avanti. Dai, soltanto un assaggio. Però quelli che abbiamo già mangiate li mangiamo ancora. Ve li presentiamo e li mangiamo ancora perché sono sempre buone. Abbiamo il ta. Ta e fatà diventa ta, ovviamente. Col fatà diventa ta. Poi abbiamo ba. Poi abbiamo shadda. Abbiamo già parlato prima. Abbiamo fatto anche una lezione precedente su shadda. Cos'è shadda? Shadda è quello che rende la lettera forte, quello che fortifica la lettera. E il fatà, quindi ba, lo rendi forte, ba. Di solito normalmente sarebbe ba, però con shadda ba, quindi ta, ta, ba, tabba, tabba. E abbiamo il ta, abbiamo scun, come potete vedere abbiamo lo scun, quindi lo rende silente, silente, quindi tabbat. Tabbat, abbiamo detto ovviamente l'arabo è una di quelle lingue che come si legge, come c'è scritto si legge Tabbat, Tabbat. Dopo abbiamo Ya, due puntini sotto, Ya, Fatah, Ya, col Fatah Ya. Poi abbiamo il del, Fatah, da. Questo qua è un Mad, però lo vedremo in futuro, abbiamo tanto l'assaggio del nome, Mad. Cosa fa il Mad? Prolunga il suono, prolunga il suono, quindi il da fatta da, quindi col mad da, però poi vediamo che sono gli harakat, che sarebbe l'unità di tempo di ogni mad, quindi sono due harakat, tre harakat e così via. Però questi qua sono alcuni assaggi che vediamo, però abbiamo detto che il piatto in sé lo gusteremo inshallah più avanti, quindi abbiamo detto Yada, vedi che qua non c'è il shadder per rendere il da forte, yada, no? Cioè, yada, yada, yao, yao, fatah, ya, del, fatah, da, yada, con il mad, yada, yada, quindi, tabbat, yada. Poi abbiamo il alif, quindi quando il hamza è scritto in questa maniera qua, si dice alif. Alif. Poi abbiamo il ba, come potete vedere il punticino, guardate sempre se alcune cose, che alcune volte sono scritte in maniera artistica, no? Quindi scrivono così, però guardate sempre il puntino, come ho detto, qual è la lettera che ha un puntino giù? È il ba che c'ha il punto giù, il ya ne ha due. Oppure ya può anche non avercelo. In questo caso qua, vedete,
il y a senza puntini. Abbiamo visto che il ya può anche non avere puntino. Quindi, in questo caso qua, anche in questo caso qua, il ya è una lettera del mad, una lettera del mad. Però stiamo anticipando cose che abbiamo detto che vedremo. Inshallah, queste qua le buttiamo così solo per poter leggere l'aya e capire dove sta il calcala, eccetera, e tutto via. Quindi, alif fatah a bao kisra b col mad koyao mad b la lunghi b quindi abi diventa tabbat yada abi tabbat yada abi. Ora abbiamo lem la lem fatah la how fatah la ha semplice bao vedete? Puntino di sotto, quindi bin, questo qua, chisratain, abbiamo visto fatatain, chisratain, matain, che è come raggiungere, abbiamo detto che ci si aggiunge la lunazione, quindi an, in, un, semplice, bisogna soltanto aggiungere questa lunazione qua, an, in, un, quindi cosa diventa? Lau fata, la, hau fata, ha, bao, chisratain, bin. Lahabin, poi ovviamente questa qua è una regola che vedremo più avanti, che c'è il wow, quindi sono idgham, forse lo vedremo più avanti, tutte queste robe qua, però soltanto per leggere, recitare in maniera corretta, cosa diventa? Lo fondi. Lo immergi e non fai sentire il bin, ma immergi questa lettera qua con il wow. Quindi li immergi insieme. La habiu. Senti che non dici il però come abbiamo detto non aggiungiamo molte cose. Questo qua soltanto per poter leggere l'aya in maniera con il giusto tajweed. Quindi cosa diventa? Però leggiamo normalmente adesso. La habin. Poi abbiamo wa fatah wa tau fatah ta, quindi wata. Poi abbiamo i bau shaddat wa fatah ba wataba. Abbiamo detto questo ba. Abbiamo detto che di solito in arabo la lettera finale di solito non si, anche se c'è il fatah, anche se c'è la vocale, solito non si legge, di solito si rende silente. Abbiamo detto che quando c'è una lettera silente, quando c'è una lettera del calcala che è silente, quindi è l'ultima quella più forte, quindi abbiamo shadda e rendiamo, come vedete c'è il fatah, però abbiamo detto che lo rendiamo silente, quindi applichiamo il calcala. Qual è questo calcala? È l'ultima parte, quindi watab. Watab, quindi leggiamo insieme, qui abbiamo tabbat yada abi lahabin watab, quindi visto? Questa qua è la lettura del Corano, quindi tabbat yada abi lahabin watab. Poi ora adesso lo leggo velocemente per far vedere gli altri tipi di calcala, quindi بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته عمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Volete vedere già nel secondo? Abbiamo il secondo tipo di calcala, kasab. Non c'è il shadda, però è l'ultima lettera della parola, quindi kasab. La prima è watab, sentite? Kasab. È più diverso. Questo qua è più forte, questo qua invece è meno forte. Poi abbiamo qua Sayasula Naram Zata Lahab. Vedete, sempre la stessa.
îmi place asta. În cea fata, în cu acel chestră, mi-a urit-o, că de solito în arabă, l'ultima lettera anche se c'ha la vocale se lo si rende silente, lo si rende silente. Quindi lahab, lahab. Poi abbiamo wamra'atuhu hammalatal hatab, hatab. E qua c'è il to, che è una delle lettere del calcala, però non è silente, quindi non si applica il calcala. Il calcala si applica soltanto quando la lettera del calcala è silente, è silente. Quindi, però qua abbiamo detto che in arabo quando la lettera è finale, si può applicare perché lo si rende silente la lettera. Hotob, hotob, hotob. Figidiha hablum min masad. Qua abbiamo la prima categoria del qalqala. Hablum, hablum. Sentite la differenza? Hablum min masad. Questa è più forte rispetto a questa. Hablum min masad. Però fai sentire il calcala che c'è, fai sentire a quello che ascolta. Hablum min masad. Che c'è il calcala. Ok? Quindi questo qua è la lezione per oggi. E inshallah, se volete che in alcune lezioni, dato che Ramadan si sta avvicinando, facciamoci, esercitiamo, alhamdulillah, su quello che abbiamo, su quello che sappiamo per ora. E quindi esercitandoci a leggere il Corano, recitiamo il Corano insieme, così per avere più familiarità, quindi sapere un po' come muoversi. Inshallah, fatemi sapere come l'esempio che abbiamo fatto prima, che abbiamo fatto tutte le varie vocali, le lettere, le abbiamo viste una per una fino a unirle. Fino a unire tutte e recitare l'aya. Se volete che inshallah facciamo questo tipo di lezioni, anche questo tipo di lezioni, inshallah fatemi sapere e sono sempre a vostra disposizione. Però sempre continuando con le varie regole, piano piano, quindi facciamo le regole, però se volete che presentiamo anche, facciamo questo tipo di lezioni qua, fatemi sapere e presentiamo tutte e due. Non è una cosa che possiamo fare dato che vogliamo essere pronti durante questa gara qua. Inshallah, se il video vi è piaciuto, se avete qualche consiglio, se avete qualcosa che avete capito, fateci sapere, lasciate un like, se siete nuovi, iscrivetevi, se vi piace quello che facciamo, iscrivetevi perché inshallah questo qua è quello che consigliamo a portarvi. Inshallah, continueremo a portarvi questa roba qua fino alla fine di Ramadan. Inshallah, durante Ramadan faremo anche dei video dove faremo la recitazione insieme. Fatemi sapere voi se volete che facciamo questo stile qua come abbiamo fatto per la prima aia. Fatemi sapere. Inshallah, da Isaka Musa, Kios. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.